Con Nato a Casal di Principe c'è stato insomma un riconoscimento molto importante, che è questo del nastro d'argento della legalità, che abbiamo ritirato a Lamezia Terme all'interno di questo festival molto importante, con un significato particolare, che è questo di Trame. È la prima volta, credo, che sia stato istituito questo premio per la legalità, quindi doppia contentezza per aver ricevuto un nastro e per averlo ricevuto per queste motivazioni. Nato a Casal di Principe è un film che in alcune interviste ho detto necessario, era un film forse troppo, nel senso forse i film non sono mai necessari, però era un film importante, che era una storia che andava raccontata, una storia di una famiglia normale che si trova improvvisamente catapultata in una tragedia incredibile, che è quella di perdere un figlio, almeno non ritrovarlo nell'immediato, e quindi sono i giorni immediatamente successivi alla scomparsa di questo ragazzo, e è un dolore imploso, un racconto di un dolore imploso, ma soprattutto delle dinamiche diverse che si instaurano all'interno di un dramma in una famiglia. Quindi ognuno di noi vive il dolore a modo suo, il dolore così forte è un dolore che può distruggere una famiglia o unirla ancora di più. È un film importante per quel motivo, ma soprattutto perché racconta una famiglia normale in terra di Camorra, e quindi a Casale, e quindi in una situazione di degrado sociale in cui diventa difficile anche fare le cose più semplici. Immediatamente dopo l'uscita di questo film c'è stato un discorso fatto con il sindaco, il quale ci chiedeva un ulteriore sforzo produttivo dopo il film, e quindi lasciare una traccia importante sul territorio. E quindi c'era l'idea di fare questa Accademia di Arti e Mestieri proprio a Casale, per formare dei ragazzi per il cinema, quindi scenotecnica, scenografia, costumi, attori. E mi hanno chiesto di fare la direzione di questa scuola. Io ho detto di sì, adesso siamo